oggi sono qua per condividere con voi qualche consiglio per risparmiare da subito. Tutte le volte infatti che vi parlo del mio metodo di organizzazione, il kakebo, le spese di casa eccetera eccetera, mi chiedete sempre in tanti dei consigli per imparare a risparmiare un po'. Ho selezionato quindi qualche piccolo trucchetto, delle cose veramente molto 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 semplici, alcune forse le starete già facendo, che magari sembrano delle sciocchezze ma in realtà possono aiutare veramente a risparmiare. Una cosa però che ci tengo a sottolineare da subito è che risparmiare richiede tanti sacrifici e tanto lavoro. Non pensiate sia una cosa facile così subito immediata. Se volete mettere da parte dei soldi sicuramente dovrete cambiare leggermente il vostro stile di vita, almeno per quanto riguarda le spese, sicuramente tagliare qualche cosa fuori. La prima cosa che vi consiglio di fare è disiscrivervi da ogni newsletter commerciale, da tutte quelle newsletter che ogni settimana vi propongono il 10% di sconto, il 15% di sconto, questo oggetto in promozione, se spendi almeno 90 euro hai 3 oggetti in regalo, eccetera eccetera. Se ci pensate bene, il 10-15% non è così tanto vantaggioso, e ricevere ogni settimana delle offerte di questo tipo fa cadere tanto in tentazione, anche perché, anche se c'è soltanto un prodotto magari in offerta, ci saranno da pagare le spese di spedizione, quindi perché risparmiare su un solo oggetto quando comunque devo pagare le spese? Cioè, a questo punto faccio un ordine unico, prendo anche altre cose, così raggiungo le spese gratis, no? Lo so che tutti pensiamo di essere più forti dei nostri impulsi, ma la realtà è che email di questo tipo, o anche semplicemente i messaggi promozionali che più una volta che adesso arrivavano tramite SMS, spingono fortemente a approfittare, cogliere l'occasione. Fatevi quindi un favore e rimuovetevi da queste newsletter. Un'altra cosa da fare per risparmiare subito è valutare bene le vostre iscrizioni a servizi mensili o annuali. Mi viene da pensare ad esempio a Netflix, a Audible o Storytel, a Amazon Prime, anche banalmente l'iscrizione che sono mensile alla palestra, yoga, un corso creativo eccetera eccetera. Valutate quanto state veramente sfruttando questi servizi, e fra quelli che avete in corso ce ne sarà sicuramente uno che non sfruttate abbastanza, che non utilizzate e che quindi potete eliminare. Saranno magari anche semplicemente 10 euro risparmiati al mese, ma vi assicuro che 10 euro al mese sono 120 euro in un anno. Può sembrare una grande privazione, ma pensatela in questo modo: oltre a risparmiare da subito alcuni soldi e ad eliminare una cosa che non state magari sfruttando molto in quel periodo, la maggior parte di questi abbonamenti va di mese in mese, quindi se sapete che non state utilizzando un certo servizio potete disiscrivervi e riscrivervi in un periodo in cui magari avrete più disponibilità o più tempo libero per sfruttarlo al meglio. Cosa vi dicevo all'inizio? Per risparmiare dovrete sicuramente fare dei sacrifici. Uno di questi potrebbe essere ad esempio limitare le uscite fuori, nel senso di mangiare fuori, che sia la colazione, il pranzo o la cena. Evitate il più possibile di mangiare fuori casa, perché si va a spendere tanti soldi. Magari a voi non sembrerà nulla spendere 10 euro per una colazione due o tre volte a settimana, ma pensate alla stessa colazione fatta a casa. Cioè, il caffè, anche se prendete la capsula, che so, della Nespresso, vi costa 40 centesimi in confronto a 1 euro, 1,10 euro del bar. Idem se vi cucinate a casa dei biscotti, potete farlo benissimo la sera quando avete un attimo libero e vi durano per una settimana. In alcuni casi potete preparare, che so, delle brioche, una torta, dei biscotti, e quello che avanza metterlo anche in congelatore, quindi vi può durare veramente per almeno un mese. Però chi ce l'ha tutto questo tempo libero? No, è una scusa veramente banalissima. Io per fare ad esempio i biscotti con le gocce di cioccolata, che mi possono durare fino a una settimana freschi, ci metto 10 minuti a fare l'impasto e ogni infornata 13 minuti circa. Lo potete benissimo fare mentre che so sta andando la cena, dopo cena, in qualsiasi momento libero. Sono veramente soltanto delle scuse, a volte dettate anche dalla pigrizia, me ne rendo conto, stando magari fuori tutto il giorno a lavorare non si ha voglia di cucinare a casa. Però provate a fare dei piccoli passi, magari fate colazione fuori casa 4 volte a settimana, provate a toglierne una e dopo un mese a toglierne un'altra, invece che mangiare sempre a pranzo fuori o fare sempre aperitivo fuori. Magari provate a farlo una volta, due volte a settimana,
provate a prepararvi in anticipo il pranzo a casa, ma banalmente anche un panino, cioè vi accorgerete subito che risparmierete un sacco di soldi. E poi ripeto, non dovete fare tutto da subito, magari cercate di fare dei piccoli passi alla volta, magari se state fuori casa sia per colazione che per pranzo provate a portarvi da casa uno di questi due pasti. All'inizio vi sembrerà di privarvi di un piacere, di fare una grandissima rinuncia, però questi sacrifici serviranno poi. Quando siete fuori a fare la spesa o a fare shopping, evitate di comprare le cose d'impulso, rimanete fedeli alla lista della spesa. Ho fatto un video in cui vi parlo di come risparmiare per fare la spesa, magari ve lo lascio linkato nelle schede qua sotto in descrizione. Quello che vi consiglio di fare è mettervi a tavolino a casa e pensare alle cose di cui avete veramente bisogno, rimanere più fedeli possibili alla lista. Quando poi andate magari a fare shopping, vedete una maglietta che vi sembra la fine del mondo, la vita, evitate di comprarla subito, fate passare almeno una settimana. Se dopo quella settimana sentirete ancora così tanto l'urgenza, così tanto l'impulso di acquistare quella maglietta, allora magari potete farci un pensierino, ma evitate il più possibile di fare acquisti di impulso. Questo perché il più delle volte si tratta semplicemente di un capriccio. Non è una cosa di cui avete realmente bisogno, non è una cosa necessaria e molto probabilmente qualche cosa che metterete una volta e poi finirà nella pila di vestiti mai messi, mai usati, ma completamente nuovi. È uno spreco veramente di risorse e di soldi, e con quella stessa cifra magari avreste potuto comprarvi qualche cosa di veramente utile per la casa o appunto farvi la spesa. L'ultimo consiglio che voglio darvi è più una cosa, diciamo, mentale, ovvero non focalizzatevi su quello a cui state rinunciando. Soprattutto all'inizio fare dei sacrifici pesa molto, perché magari si passa tutta la giornata fuori casa a lavorare, magari si lavora duramente e non si è sempre soddisfatti magari del proprio stipendio, delle proprie risorse, quindi si pensa, cavolo, mi merito questo sfizio, mi merito di togliermi questo capriccio. Però andando avanti così non riuscirete mai a mettere da parte dei soldi, non riuscirete mai magari a potervi permettere delle cose veramente utili che vanno al di là dei capricci. Se avete intenzione di risparmiare soldi sicuramente ci sarà un motivo, magari volete andare a vivere fuori casa, volete comprarvi casa, magari volete semplicemente farvi un viaggio o cambiare un elettrodomestico in casa, o semplicemente volete mettere su famiglia. Vivere costa tanto, quindi pensate bene ai vostri obiettivi, alle cose veramente importanti o urgenti per voi in questo momento, e cercate di rimanere focalizzati su quell'obiettivo. Che cosa sarà mai due colazioni in meno al bar a settimana quando, che so, fra un anno potrete andare in Giappone? Cercate di rimanere focalizzati sull'obiettivo finale. Ripeto, fare sacrifici non è facile, soprattutto all'inizio, però cercate di fare magari una piccola rinuncia una volta ogni tanto e poi cercare di alzare sempre di più il livello. Vi accorgerete che andando avanti quelle cose a cui state rinunciando in realtà erano superflue, in realtà non vi interessavano così tanto o non pesavano così tanto sul vostro benessere o la vostra felicità, mentre quello che otterrete alla fine del percorso, quando finalmente potrete raggiungere il vostro obiettivo finale, è qualcosa che sicuramente vi darà tantissima, tantissima soddisfazione e ripagherà tutti i sacrifici fatti. Io spero che questo video possa esservi veramente utile. Se avete qualche altro consiglio, qualche piccolo consiglio da mettere in pratica da subito per iniziare a risparmiare un pochettino, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero davvero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!